troviamo presso il convento di San Francesco di Lustra per la presentazione del libro del giornalista Gigi Di Fiore, L'ultimo re di Napoli. Una serata dedicata appunto alla presentazione di questo interessante testo che ci illustrerà l'esilio di Francesco II di Borbone nell'Italia di Savoia. L'evento è stato organizzato dalla Proloco di San Martino Cilento. E la particolarità di questo libro è che concentro la mia attenzione sull'esilio di Francesco II. È stato un uomo che ha vissuto 58 anni e 33 li ha passati in esilio, quindi la maggior parte della sua vita. E il mio interesse, la mia curiosità era di superare un po' quello che era già stato scritto che, sul periodo del suo regno, per parlare del dopo, di quello che succede quando lui lascia il regno delle due Sicilie, quando lascia Gaeta dopo l'assedio. E in questa ricerca, in questa scrittura, emerge finalmente la figura dell'uomo, viene meno il re e emerge l'uomo. E questa è stata la cosa che più mi ha affascinato e interessato nella scrittura di questo libro. Perché leggere il suo libro? Perché si può capire ancora meglio come alcune etichette affibbiate a questa figura della nostra storia emblematica, il passaggio dal regno delle due Sicilie, quindi da un regno autonomo indipendente durato 7 secoli, a provincia dell'Unità d'Italia, erano un po' impietose. Ecco, una sua impressione sulla Proloco, sul lavoro svolto dalla Proloco di San Martino Cilento, che mette in risalto attraverso queste manifestazioni la cultura. Io sono un amante del Cilento e questa parte del Cilento non la conoscevo e quindi sono grato alla Proloco di San Martino che mi ha consentito di poter conoscere anche questi luoghi, ce ne sono tantissimi. Quanto è importante secondo lei per i giovani leggere questo testo? È importante perché è un tuffo nella memoria e noi da anni inseguiamo questo trittico di parole che sono fondamentali per il riscatto di questi territori, dalla memoria all'orgoglio e dall'orgoglio al riscatto. Siamo convinti che certe storie, soprattutto quando sono ricche di valori, di tradizioni, di episodi importanti, così carichi di orgoglio e di appartenenza a questo territorio meridionale, possono essere importanti per il futuro di questo territorio. Non dobbiamo tornare indietro, non dobbiamo fare i partiti monarchici, ma abbiamo il diritto e il dovere di rientrare in possesso di queste storie e di personaggi come Francesco II, passando per libri importanti come quelli di Gigi Di Fiore. Devo dire che è stata veramente una bella serata, interessante, ricca di spunti di riflessione e ricca di storia. Dobbiamo ringraziare la Proloco San Martino per aver organizzato questo evento, in particolare anche l'autore ovviamente del libro, Gigi Di Fiore. Il pubblico, come dicevo, ha partecipato numeroso ed è anche intervenuto nel dibattito che c'è stato subito dopo la presentazione del libro. Bellissimo anche l'intervento del professor Gennaro De Crescenzo, che ci ha spiegato soprattutto l'importanza della memoria, del conoscere chi siamo stati e questo è il prerequisito fondamentale per mettere in atto un'opera di riscatto del nostro territorio come può essere quello del Cilento. Bellissima anche la mostra curata dal cavaliere Peppe Barra sul brigantaggio meridionale, che ha suscitato anche lì molto interesse da parte del pubblico, così come le letture del dottor Albini. La storia è testimonianza del passato, luce di verità, vita della memoria, maestra di vita, annunciatrice dei tempi antichi. Questa è la...